Oggi studiamo i numeri relativi. Chissà quante volte li hai incontrati nella vita di tutti i giorni e non sapevi che erano i numeri relativi. Come si fa a riconoscere un numero relativo? Facile, è composto da due parti, una parte numerica e una parte grafica. La parte numerica si chiama valore assoluto, la parte grafica segno, che può essere positivo e negativo. Rappresentiamoli ora su una retta, che naturalmente ti invito a rifare sul tuo quaderno. Tira la linea, al centro mettiamo lo 0. Tutti i numeri a destra dello 0 sono positivi. Tutti i numeri a sinistra rispetto allo 0 sono negativi. In pratica la retta è un po' come il termometro, quello che utilizziamo per misurare la temperatura corporea. A destra la temperatura si alza, verso sinistra si abbassa. Sulla retta che succede? A destra i numeri crescono, a sinistra i numeri decrescono. Tra due numeri negativi è più grande il numero più piccolo. Tra due numeri positivi è più grande il numero più grande, ovviamente. Quando due numeri hanno lo stesso segno, positivo o negativo, non importa, si dicono concordi. Quando due numeri hanno segno differente, si dicono discordi. Quando due numeri hanno lo stesso valore assoluto e segno differente, si dicono opposti. Quando due numeri hanno segni uguali e valori assoluti reciproci, si dicono inversi o reciproci. Cosa vuol dire reciproci? Che hanno il numeratore e il denominatore invertito. Primo esercizio. Vedrai che è molto divertente. Segui le istruzioni. Posizionati sullo 0. Conta 3 caselle verso destra e poi 8 caselle verso sinistra. In quale casella ti sei ritrovato? Colorala di verde. Naturalmente gli esercizi poi li continui tu, perché ormai sei in grado di svolgerli da solo. Ora ti insegno un trucchetto per confrontare due numeri relativi e capire quindi quale è maggiore rispetto a un altro. Ti aiuta molto la retta. Un esempio: più 5 e meno 5. Qual è più grande? Tutti i numeri verso destra sono più grandi. Quindi, fra più 5 e meno 5, più 5 è il più grande. Altro esempio, ti ricordo sempre, verso destra ci sono i numeri più grandi, verso sinistra i numeri più piccoli. Fra più 3 e più 7, il più grande, chiaro, è più 7. Spostiamoci nell'area negativa. Meno 11 e meno 7, qual è il più grande tra i due numeri? Verso destra ti ricordo che sono più grandi, verso sinistra sono più piccoli, quindi verso destra abbiamo il meno 7, quindi meno 7 è più grande di meno 11. Mi raccomando, ora ti chiedo di trascrivere tutte le informazioni acquisite con questa lezione sul tuo quaderno e poi svolgi tutti gli altri esercizi.